mio compito è solo di presentare rapidamente Francesca Gemonat, che ha studiato la Normale di Pisa con un professore illustre di grande valore come Alfredo Stussi, che ha insegnato a tutti noi tante cose e continua a insegnarci. Francesca Gemonat ha insegnato, è professore associato di linguistica italiana, insegna appunto nella nostra università grammatica italiana e storia della lingua italiana, si è occupata di tante cose, si è largamente occupata di Dante innanzitutto, in particolare dei commentatori trecenteschi della commedia, dall'ottimo all'anonimo fiorentino. Ha scritto cose importanti su Brunetto Latini, sul cortegiano di Baldassare Castiglione, poi di rilievo particolare sono molte sue pagine, insomma, su Celso Cittadini e soprattutto su Scipione Maffei, come in quanto studiosi di latino volgare. E sono anche molto originali certi suoi studi recenti, suoi interventi, per esempio uno, quello che ha fatto sulle scritture, sulle cosiddette scritture esposte, oppure quell'altro, quella puntata che Francesca ha fatto sul nostro Novecento quando si è occupata delle varianti d'autore di un grande poeta dialettale romagnolo, Raffaello Baldini, forse uno dei più grandi poeti del nostro Novecento. Non vorrei neanche dimenticare l'ultimo suo libro, uscito da Carocci l'anno scorso, dedicato a Carlo Cattaneo, di cui mi pare che parlerà anche oggi. Carlo Cattaneo in quanto linguista, Carlo Cattaneo linguista, un libro pieno di cose nuove che tra l'altro, aggiungo, sono esposte, come sempre fa lei, insomma, con quel suo piglio lieve, concreto e vivace, ecco, e culturalmente stratificato che la contraddistingue, molto preciso. E a Francesca, ecco, gli abbiamo già rubato dello spazio, cedo immediatamente la parola, perché, e ci parlerà oggi di traduzione, cioè ci farà esempi di traduzioni da fonti classiche, da classiche latine, da altre lingue europee prestigiose, allo scopo di che cosa? Di far che cosa? Allo scopo di mostrare come attraverso Dante, attraverso Castiglione, attraverso Cattaneo, che abbiamo prima ricordato, si possano scovare, e la traduzione sia anche un tramite, insomma, per esaminare più a fondo e in particolare le ricchezze e le possibilità che una lingua ricca come la nostra, come l'italiano, offre. Quindi questa è l'ultima, tra l'altro, delle cinque lezioni a cui seguiranno poi le altre due di esercitazione sulle forme della scrittura a scuola, che terrà il 15 aprile e il 10 maggio il professor Noto, sempre qua in quest'aula. La parola a Francesca Gemonat. Moltissime grazie. Vanno date al professore e a chi con lui ha organizzato in tutti questi anni, da alcuni anni, questo corso di aggiornamento, invitando e portando qui a Torino persone giovani, studiosi spesso, che è stato molto bello poter ascoltare in Accademia delle Scienze, e in particolare al professore per le parole che ha sempre usato, attente nel presentare questi oratori e benevole anche nel presentare gli oratori, diciamo, meno rodati, meno all'altezza del compito, ma insomma cercheremo di cavarcela. Non si può non pensare a Benvenuto Terracini nell'affrontare questo argomento e in particolare a un suo famoso libro uscito nel 1957, Conflitti di lingue e di culture,
che venne poi ripubblicato nel 96 da Einaudi con l'introduzione di una delle sue allieve più note, Maria Corti, ma era nato come libro come seminario a Tucumán, cioè durante l'esilio argentino. Dal libro poi è stato estratto anche il secondo dei tre capitoli che lo costituiscono, che sono dedicati rispettivamente il primo a come muore una lingua, il terzo a lingua e cultura, cioè come si formi appunto una lingua colta, e il secondo a il problema della traduzione. Questo capitolo venne poi pubblicato a parte da un'altra allieva di Terracini, Bice Mortara Caravelli, che ne curò una riedizione nell'83, Terracini era morto nel 68. In realtà Terracini al fascino e al punto, come lo chiama lui, il problema della traduzione, aveva dedicato attenzione in tutta la sua carriera. Per esempio, si possono ricordare questi interessantissimi esercizi di traduzione dai dialetti del Piemonte, allestiti tra il 24 e il 30 per le scuole elementari, anni difficili per i dialetti, come potete immaginare, e destinati appunto alla terza, quarta e quinta elementare. Oppure l'altra opera che Terracini fece, una revisione e allestimento italiano di una grammatica del tedesco per autodidatti, che venne pubblicata questa nel 41 sotto falso nome a causa delle leggi razziali, proprio poche settimane prima che Terracini emigrasse, o meglio scappasse costretto in Argentina. E questa grammatica poi ha avuto molte riedizioni negli anni 50, ma si può citare anche l'interesse, questo per un altro degli aspetti dell'amplissima personalità di Terracini, l'interesse per le traduzioni in dialetto giudaico-romanesco di Canti dell'Inferno, no? Ad opera invece di un poeta più moderno, Crescenzo del Monte, che furono pubblicate appunto postume per cura di Terracini. E non è Terracini l'unico linguista a essersi occupato di traduzione, possiamo pensare anche soltanto a Giulio Lepski, che ha raccolto ben 15 seminari sulla traduzione in un libro pubblicato nel 2009, Tradurre e traducibilità. E sicuramente oggi la traduzione è uno dei temi più all'ordine del giorno, se è possibile, perché proprio grazie alla situazione, diciamo, il modo in cui si è sviluppato e si è rimpicciolito il mondo, e quindi la multiculturalità in particolare del mondo occidentale, per cui si possono, in particolare appunto proprio l'Unione Europea ha sviluppato, ha permesso a molti linguisti di esprimersi su questo aspetto, anche in modo estremamente tecnico. Per esempio Arturo Tosi, che è un sociolinguista padovano e che però dopo aver lavorato a Siena, ha lavorato a Londra, ha pubblicato Un italiano per l'Europa, la traduzione come prova di vitalità, quindi l'italiano promosso come lingua europea nel 2007, ma Domenico Cosmai, che invece viene dall'Università di Trieste, cioè dalla scuola di interpreti e traduttori di Trieste, ha pubblicato già nel 2003 un manuale per la ÖPLI su tradurre per l'Unione Europea, che poi è stato riedito nel 2007 dopo l'ampliamento dell'Europa a Est, e nel 2014 è stato addirittura tradotto in inglese, The Language of Europe, ed ha pubblicato per le edizioni dell'Università di Bruxelles, con una premessa di un importante uomo politico europeo, José Barroso. La Scuola Superiore di Lingue Moderne di Interpreti e Traduttori dell'Università di Trieste, da cui appunto proviene Cosmai, pubblica per esempio una rivista internazionale di tecnica della traduzione, e l'Associazione Italiana di Linguistica Applicata ha dedicato il suo 12° convegno nel 2012 a comunicare le discipline attraverso le altre lingue. Voi nella scuola ne sapete qualcosa per i famosi CLIL. E questi atti peraltro hanno anche un'impostazione, alcuni interventi di carattere diacronico. E noi in realtà di tutto questo amplissimo quadro sceglieremo di fare un taglio più, diciamo, così anche di intrattenimento, visto che oggi siamo al primo di aprile deve essere una giornata lieta. Ai miei tempi si usava un pesciolino che si metteva scherzosamente sulle spalle degli amici, e io ho infatti un pesciolino appeso qua.
Quindi parleremo di traduzione letteraria e in particolare di quella, iniziando da quella che è più classica nella tradizione italiana, e cioè appunto la traduzione dai poeti latini, alla quale pure gli studiosi si stanno dedicando moltissimo. Per esempio l'ultimo numero della rivista Autografo, curata da Clelia Martignoni, uscita nel 2018, è proprio dedicato alla traduzione dei classici da parte dei contemporanei, e proprio una traduzione anche di servizio, non necessariamente letterarie. Questo Autografo è una rivista è un quadrimestrale del Centro di Ricerca sulla Tradizione Manoscritta degli Autori Contemporanei, di cui abbiamo sentito parlare, questo centro, proprio da Fabio Magro nella scorsa puntata di questi incontri, a proposito del materiale di Rigoni Stern che è confluito lì. Ma non è l'unica, questa non è l'unica rivista di tipo letterario che si sta occupando di traduzione, se ne potrebbero citare varie altre. Menziono soltanto il fatto che in quella che si intitola, come tante altre per altro il titolo non è molto identificativo, Linguistica e Letteratura, che oggi è diretta da Roberto Mercuri e Antonio Montefusco e viene stampata da Serra. Il suo ultimo numero comprende due saggi, uno di Michele Zanobini, dedicato alle traduzioni in latino della Commedia di Dante allestite oggi e nell'Ottocento in Italia, le traduzioni italiane ma in latino della Commedia dantesca. E c'è un altro saggio nello stesso numero di Chiara Della Cagna, che invece è relativo alle traduzioni in francese odierne del poema dantesco, particolarmente attento questo secondo intervento a come rendere in francese il pluristilismo e il plurilinguismo dell'opera. Quindi appunto anche questo aspetto è all'ordine del giorno. E nelle letture classensi che sono state organizzate qualche anno fa, dedicandoli integralmente al rapporto tra Dante e la lingua italiana, Rita Librandi, che si occupa di questo tema da molto tempo, ha dedicato il proprio intervento nel novembre del 2012 a Dante e la lingua della scienza, concentrandosi soprattutto sul fatto che Dante mostra di ricorrere agli stilemi propri della prosa scientifica duecentesca, quella prosa che nasce come volgarizzamento, come traduzione in italiano di testi latini e spesso tardo latini, un capitolo molto consistente dell'origine della nostra prosa, al quale capitolo sono tutt'oggi dedicati molti studi. Basti ricordare quello di Giovanna Frosini recente nella Storia dell'italiano scritto, una storia a più volumi nella quale Giovanna Frosini ha appunto raccontato questo episodio, un episodio, quello della traduzione dal latino e dal medio latino di testi scientifici, al quale che era stato già ampiamente evidenziato, e Rita Librandi lo sottolinea, da un altro grande allievo di Terracini, cioè da Cesare Segre, in una memoria dei Lincei che era stata presentata ai Lincei nel 52 e che era dedicata per l'appunto a Guittone, Brunetto e Dante, e questa memoria costituisce le 200 pagine centrali di un libro molto famoso di Segre, Lingue, Stile e Società, nel quale per l'appunto Segre sottolinea già, come ricorda Librandi, che Dante riesce tuttavia a interpretare anche soltanto la dinamica sillogistica del ragionamento scolastico in maniera estremamente originale rispetto allo standard di allora. Standard che si basava invece soprattutto su delle forme di costituzione, parallelismo, costruzione del testo ripetitivo e simmetrico, molto cadenzato, di cui Librandi dà appunto esempi da testi scientifici precedenti al Convivio, per mostrare poi come il Convivio le supera. Io volevo approfittare per farvi invece vedere come questa ripetizione cadenzata, come la chiama Librandi, si possa trovare usata da Dante, sempre in funzione ovviamente argomentativa, espositiva, nel Convivio, anche quando la sua fonte non è una fonte strettamente scientifica, ma come in questo caso è una fonte letteraria. È il caso del mito di Eaco, citato nel commento alla terza canzone analizzata nel Convivio, la canzone sulla nobiltà, Le dolci rime d'amor ch'io solia. E lo trovate nelle fotocopie che dovreste avere come terzo testo.
E Aco, che è re di Egina ed è avo di Aiace e Achilles, come spiega Dante, è adotto come esempio di nobiltà d'animo in età senile. Dante, sapete, nella canzone mostra come la nobiltà si manifesta nelle quattro età, e nell'età senile Aco la incarna perfettamente, perché ha le qualità proprie di quella di un animo nobile a quell'età, e cioè, dice Dante, la maestra Ovidio, nel settimo delle Metamorfoseos, in quella favola dove scrive come Cefalo d'Atene, re d'Atene, venne ad Eaco, re, per soccorso, aveva una guerra contro Creta, nella guerra che Atene ebbe con Creta. Ovidio, scandisce Dante, cioè Dante riferisce, traducendolo ovviamente, mostra che Eaco vecchio fosse prudente, mostra che esso fosse giusto, mostra che fosse largo, cioè ovviamente generoso, mostra che fosse affabile. Nella voce che viene dedicata a Ovidio all'interno dell'Enciclopedia Dantesca, da Ettore Paratore, un grande latinista della sua generazione, Paratore sottolinea come questo passo sia una fedelissima versione dei versi di Ovidio, dei quali è omesso soltanto «Grazia dis». Voi lo trovate nel terzo punto delle fotocopie. «Grazia dis» è nell'ultimo verso della citazione dal settimo delle Metamorfosi, 507-511, ed è appunto l'unica sintagma ma che viene omesso nella traduzione. E la traduzione infatti dice che Aco vecchio disse a Cefalo dopo la dimanda dello aiuto, o Atene, in Ovidio appunto, Atena e Ateniesi, non domandate a me aiutorio, ma tolletelvi, non petite se sumite, e non dite a voi dubitose le forze che ha questa isola, non dubie vires, que ec insula habet. E tutto questo è lo stato delle mie cose, forze non ci menomano, anzi ne sono a noi di soperchio, e lo avversario è grande, e lo tempo da dare è beneavventuroso e senza scusa. Ahi, quante cose sono da notare in questa risposta. Ma buon intenditore basti essere posta qui, come Ovidio la pone. Ecco, anche solo a leggerla avrete notato, diciamo, la mancata scioltezza di questa traduzione, che infatti è proprio una traduzione portata ad esempio e sottolineata proprio da Paratore per la sua letterarietà, talmente letterale, questa Paratore la chiama fedelissima versione dei versi ovidiani, che è possibile ricostruire le lezioni specifiche del testo latino che Dante leggeva e che sono in parte diverse da quelle che abbiamo oggi noi nei nostri testi, e che sono dovute appunto anche al fatto che questo passo è un passo affetto da molti punti di incertezza nella tradizione manoscritta del poeta latino. Vi ho riportato quindi le ipotesi di lezione che vengono normalmente formulate, per esempio nell'edizione corrente oggi del Convivio, l'edizione scientifica, quella curata da Franca Brambillageno, che riporta sempre in una delle fasce a fondo pagina la fonte volta a volta dei passi danteschi, e ovviamente sono riportati i versi ovidiani, e sono anche suggerite le possibili lezioni che Dante doveva leggere e che infatti vengono poi anche commentate dallo stesso Paratore. E per esempio, appunto, Dante dice non dite a voi dubitose le forze, quindi probabilmente leggeva dubias accusativo come vires, e non invece un avverbio, non pensate che dubitosamente voi potete avere da noi delle forze, e così come dice non dite a voi forze dubitose le forze, mentre nel latino ci sarebbe non portate con voi, non pensiate di poter condurre con voi ma solo dubitosamente le forze. E poi ancora più sotto dice sempre nel verso 109, dice et est omnis status iste, e infatti Dante traduce e tutto questo è lo stato delle mie forze, mentre il testo sarebbe e tutte queste che ci sono nel mio stato attuale delle cose, nel modo in cui io sono, prendete tutte queste forze che io vi posso dare. E ancora quando Dante dice, traduce, che il verso su cui mi fermo adesso un attimo di più, superat mimiles et hosti, no? E più grande, io ho grande abbondanza di
soldati e di nemico. Si suggerisce che Dante leggesse, invece che appunto Hosti Gratia di Felix, leggesse "e ho un nemico grande", e che quindi il motivo per cui non ha tradotto Gratia Dis sia dovuto proprio a questo, al fatto che non aveva questa lezione. La cosa che, diciamo, queste incertezze del passo spiegano la cattiva, la traduzione, diciamo, appunto molto fedele e non estremamente scorrevole in italiano, vedremo poi che Dante sa fare di meglio. Quello che interessa sottolineare qui, rispetto a Superat Mihimiles et Hosti, è il fatto che Superat viene tradotto, come potete vedere, in due modi diversi, proprio perché Dante pensa che ci siano appunto questi due soggetti, no? E quindi traduce, come vedete, "forze non ci menomano, non ci sono minori le forze, non sono basse le nostre forze", e poi traduce, anzi ne sono a noi di soperchio, e poi traduce "e lo avversario è grande". Come vedete, la traduzione è assolutamente speculare, potremmo dire in antiosemica, in un caso menomano, nell'altro caso è grande, ed è fatta, obbligata in qualche modo, da questa interpretazione del testo come con due soggetti. Vedete anche che nel glossare in qualche modo questo "forse non ci menomano", Dante aggiunge "anzi ne sono a noi di soperchio". Soperchio è una parola relativamente rara. Etimologicamente si riconduce tramite superculum, si riconduce proprio allo stesso super che troviamo in superat, quindi è una forma appunto di fedeltà al testo latino. E la parola però uscì dell'uso toscano molto precocemente, tanto è vero che i critici di Dante, i lettori, diciamo, delle nostre tre corone nel Cinquecento la condannavano l'uso di questo arcaismo in Dante, e così come condannavano per esempio l'uso di sovente. Però proprio come tessera nobilitante, proprio in quanto arcaismo probabilmente, ritroviamo l'aggettivo in un passo invece molto famoso, diciamo il passo dantesco del poema, nel quale più è esplicito l'omaggio a Ovidio. Certamente la coincidenza lessicale non è dettata da altro se non dal desiderio di rendere elegante il passo, non c'è chiaramente un richiamo al convivio, però sicuramente se pensiamo a Inferno 25, quel passo famoso dove appunto Dante all'inizio, nel descrivere le trasformazioni dei ladri in serpenti e dei serpenti in ladri, chiama in causa proprio Lucano e poi l'autore delle Metamorfosi, dicendo "taccia di Cadmo e d'Aretusa Ovidio, che se quello Cadmo in serpente e quella Aretusa in fonte converte poetando, io non lo invidio, perché sono capace anche di più", no? E quindi l'omaggio è di tipo antifrastico. Più oltre però, per effetto del morso, il serpente, che è Francesco de Cavalcanti, un ladro famoso, che non c'entra con il poeta, torna a essere uomo e Dante, nel descrivere questa trasformazione, dice appunto "e di troppa matera che in là venne", che venne dal muso allungato del serpente, "uscirono le orecchie delle gote scempie", delle guance che quindi si rimpiccioliscono e si trasformano in orecchie. "Ciò che non corse indietro", quella parte del muso che non si ritrasse, "e si ritenne di quel soverchio, fa naso alla faccia e le labbra ingrossò quanto convenne". Quindi prima dice "troppa matera" e poi dice "soverchio". Quindi di nuovo con entrambi i termini nobilita il suo dettato. E in questo modo quindi possiamo interpretare anche la scelta lessicale del convivio come nobilitante, laddove sta traducendo alla lettera con difficoltà un passo di Ovidio. A Inferno 29... Dante invece riprende il contenuto di questo mito ovidiano, cioè riprende appunto il mito di Eaco, in modo qui questa volta invece chiarissimo, mentre nei ladri non c'è. Nel mito di Eaco, Inferno 29, dove appunto si vedono i falsari che sono affetti dalle loro malattie, quindi si trascinano nella bolgia, Dante dice
E Dante riprende il mito, come l'aveva raccontato nel passo del convivio, questo sesso che abbiamo velocemente analizzato, aveva detto rispetto alla saggezza di Eaco, cosa aveva detto? Aveva detto, quindi uno dei quattro elementi che aveva elencato in questa sua prosa scientifica ritmica, cosa aveva detto della saggezza di Eaco? Aveva detto che avendo per pestilenza di corrompimento d'aere, non l'avete nel doubt, ve la leggo perché è facile, quasi tutto lo popolo perduto, il re aveva cercato ristoro della morta gente chiedendo aiuto agli dèi, così dice Dante. Nei versi che dell'Inferno il mito viene riassunto in modo altrettanto sintetico, e tenete conto che invece in Ovidio è un mito che occupa moltissimi versi, è un mito molto lungo, questo racconto della pestilenza, che poi infatti è una delle tante prove che spesso i classici, non solo i classici, fanno nel descrivere la pestilenza. Così come nel Convivio è riassunto in una frase, anche nell'Inferno viene riassunto in pochi versi, due terzine. Beh, c'è una firma, c'è un dettaglio che firma la matrice, che rivela la matrice ovidiana. Nel Convivio era esplicita, l'abbiamo visto. A Inferno 29 non è esplicita, cioè c'è proprio questa spia che ce la suggerisce. I falsari appunto languono per diverse biche, cioè a mucchi, è una parola che indica appunto mucchi di cereali di origine longobarda, quindi una parola non latina, e fanno più tristezza di quanto suscitasse vedere in Egina il popolo tutto, aveva detto tutto lo popolo nel Convivio, infermo, tutto il popolo malato. Quando fu l'aere, si pieno di malizia, anche nel Convivio aveva detto corrompimento d'aere, quando fu l'aere si pieno di malizia, e poi le genti antiche, nel Convivio aveva detto morta gente, le genti antiche, secondo che i poeti hanno per fermo, secondo quello che racconta Ovidio, che però non viene nominato, si ristorar di seme di formiche, nel Convivio aveva detto ristoro della morta gente. Si ristorarono di seme di formiche, che è l'ovidiano, in Ovidio appunto appare un agmine longo, grande onus exiguo formicas ore gerentes, non leggo in metrica, ma insomma. E questo grande, questo lungo, lunga fila, insomma, di formiche che scendono dalla quercia, Cadmo le vede appunto scendere e improvvisamente crescere, diventare sempre più grandi, alzarsi da terra, mettersi dritte con il dorso e perdere la nerezza, perdere l'eccessivo numero di piedi, perdere il colore scuro e tirar fuori membra umane, assumere una forma umana. Qui, in questa trasformazione, invece, rivediamo proprio la trasformazione del ladro. Il ladro che da serpente torna umano, la formica che da serpente torna umana. Quindi, come vedete, questo passo ovidiano ispira Dante in più momenti e viene tradotto in maniera appunto creativa e con echi interni. Il richiamo ad Ovidio, come modello dantesco, come poeta che Dante ama tradurre, era stato fatto qua in sala da Michele Mari nella nostra prima lezione, per questo siamo partiti, diciamo, da Ovidio, ma naturalmente le traduzioni più famose di Dante sono rispetto al poeta che lui amava, poeta latino che lui amava e lodava di più, che lo guida per due terzi del poema, cioè Virgilio. Abbiamo visto che nel Convivio le vittime della peste erano morta gente e nell'Inferno diventano genti antiche, no? Le genti antiche furono ristorate dalle formiche, antiche deve rimare con formiche, no? Proprio antiche è l'elemento che maggiormente differenzia dal modello la traduzione a Purgatorio 30-48, che è invece il secondo dei passi che avete nelle fotocopie. Quando rivede l'amata dopo 10 lunghi anni, Dante viene preso da un turbamento non minore di quello che lo colpiva in gioventù quando la vedeva per strada. Il passo è tutto intessuto da richiami virgiliani, cioè bisogna citarlo tutto, molti versi, e quindi concentriamoci soltanto
su questi, nei quali Dante rappresenta esplicitamente il soverchiare dell'emozione. Dice: volsimi alla sinistra con respitto, col quale il fantolin corre alla mamma quando ha paura o quando egli è afflitto, per dicere a Virgilio: me che dramma di sangue mi è rimasto che non tremi, conosco i segni dell'antica fiamma. E vedete, antica, se guardate il testo virgiliano, traduce veteris, agnosco veteris, vestigia flamme. Con un rovesciamento speculare del contesto virgiliano, perché Didone là, all'inizio del quarto, si rivolge alla sorella cercando certamente una presenza familiare che la conforti dal turbamento amoroso, quel turbamento che è me suspensam insomnia terrent. Dante specularmente, cioè Didone donna si rivolge alla sorella, Dante si rivolge all'autorevole presenza maschile non appena d'antico amor sentì la gran potenza, il verso 39, quindi un verso antecedente che non ho citato, che però sentite di nuovo echeggiare Virgilio, antico di nuovo anche. E quando Dante sente d'antico amor la gran potenza, si volge verso la presenza più familiare che ha lì nel purgatorio, maschile ovviamente, Virgilio, ma la mossa istintiva e puerile, Dante la descrive così, no? È come quella di un fantolino, e permette di paragonare Virgilio al familiare protettivo per eccellenza, la mamma. La mamma che foneticamente dà eco a flamme, il flamme che c'è nel verso latino, veteris, vestigia, flamme, fiamma, mamma, dramma. E anche in qualche modo, se vogliamo, c'è qualche eco del animum labantem immediatamente precedente nell'esametro. Il terremoto emotivo non finisce, tuttavia, perché Dante è costretto a un subito rientro nei suoi panni d'uomo maturo. Qui si descrive come un fanciullino che corre alla mamma, ma immediatamente riceve uno schiaffo. E Beatrice, infatti, lo ammonirà in tal senso. Guarda che te ne devi aspettare ancora di peggio. Perché girandosi verso la guida abituale, Dante s'accorgerà che Virgilio ne aveva lasciati scemi di sé, cioè ci aveva lasciato per l'appunto privi. Virgilio, dolcissimo padre, Virgilio a cui per mia salute diemi, padre quindi, non mamma. Dante omaggia così l'atmosfera carica di tensione, mal controllata la tensione, con cui Virgilio apre il quarto libro dell'Eneide e ritrae quindi l'effetto del lungo racconto che Enea ha fatto a Didone, che era cominciato nel secondo libro del poema latino, sapete, no? I primi, appunto, il secondo e il terzo sono occupati dal racconto di Enea e il quarto si apre, i primi versi, siamo 9, 22, con Didone turbatissima. Questo Dante vuole in qualche modo anche ritrarre in questo episodio del purgatorio, in questo improvviso turbamento, Beatrice, Virgilio che va via. E come era iniziato invece il discorso, il racconto di Enea? Lì l'atmosfera all'inizio del secondo libro dell'Eneide, quando Enea inizia a raccontare, era invece un'atmosfera posata, severa, come si addice ad un oratore maturato da esperienze dolorose, quale è Enea. Conti quere omnes intentique ora tenevan, tutti tacquero e tenevano lo sguardo attento. E allora dall'alto del suo triclinio, patera Eneas si corsus, così si regge, si alza e inizia a parlare il padre Enea come il padre Virgilio. A questo tono si richiamano due tra i più celebri dannati dell'inferno, cioè un tono di pacatezza acquisita da dolorose esperienze. Naturalmente uno dei due è più pacato, l'altra sicuramente meno, però a questo tono si richiamano sicuramente due celebri dannati dell'inferno, per ritrarre i quali Dante procede dapprima a una semplice allusione alla fonte latina prediletta, poi invece a una traduzione letterale. E questo è il primo dei passi che trovate. Nel primo dei passi che trovate, appunto, ci sono moltissime riprese lessicali, ben note, ultrafamose. E quella a me, Francesca, nessun maggior dolore che ricordasse del tempo felice nella miseria. Questa in realtà è un eco di Boezio, e ciò sa il tuo dottore, ma dolore ci serve, perché dice, prosegue Francesca, ma sa conoscere la prima radice del nostro amor, tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice. E tutto questo si ritrova nel passo virgiliano, e cioè si trova conoscere il nostro amore, casus nostros in realtà, ma tanto affetto, tantus amor. Anche qui vedete quella bipartizione che abbiamo notato nel convivio, e cioè che qui
amor di fatto viene tradotto, viene sdoppiato, perché da un lato casus nostros diventa nostro amore e viene cioè ripreso solo il possessivo, dall'altro tantus amor diventa cotanto affetto, cioè Dante appunto duplica, un atteggiamento di duplicazione della fonte che è molto comune nei volgarizzamenti antichi e che proprio è una delle cose che Segre segnala nella sua straordinaria analisi. Le riprese lessicali sono tantissime, ma mi interessa ancora ricordarvi che in realtà appunto se qui l'eco è evidente eppure non proprio letterale, fortissimo e invece diventa invece in bocca al contugolino. Poi cominciò, tu vuoi io rinovelli disperato dolor che il cor mi preme, che è esattamente renovare dolore, infandum regina iubes renovare dolorem, che è appunto il verso immediatamente vicino e cioè, siamo nello stesso passo insomma dell'Eneide. Le traduzioni dantesche, come vedete, abbiamo iniziato con una difficile, abbiamo finito con tra le più belle e hanno attratto infatti generazioni di esegeti anche molto vicino a noi, per esempio la traduzione a Purgatorio 22-70-72 di un'altra famosa terzina che omaggia Virgilio Facestico, prima c'è un omaggio a Virgilio che non è una traduzione, Facesti come quei che va di notte, che porta il lume dietro e se non giova, ma dopo sé fa le persone dotte, Stazio, cioè loda Virgilio perché Virgilio non si è convertito ma nella sua poesia ha permesso ad altri di convertirsi, e a Stazio in primis. E subito dopo questa terzina vengono tradotti in maniera di nuovo esemplare i versi 4 e 7 della quarta bucolica, quelli che annunciano il ritorno dei Saturni a Regna. E questo passo è oggetto di una pagina molto famosa di Gianfranco Contini all'interno di un'interpretazione di Dante, che è un saggio apparso nella rivista Paragone nel 65, poi raccolto nel volume Varianti Altra Linguistica del 70, nel quale in realtà Contini prosegue studiando gli echi metrici e fonici interni alla commedia, cioè come Dante ricada in costrutti metrici e fonici ricorrentemente, e quindi giaciture ritmiche ripetute, naturalmente non identiche, variate, ecco. E 10 anni dopo, nel 75, ritmo, sintassi e giochi fonici danteschi sono stati descritti a paragone con quelli di Pascoli e D'Annunzio da un altro studioso di lingua letteraria, e quindi per chiedere venia, per essere tornati a questo argomento fondativo, si dovrà ricorrere, scelgo di ricorrere a uno degli esempi con cui Dante invita a controllare l'ira, questa volta traducendo dal testo autorevole per eccellenza nel mondo cristiano, e cioè è famoso peraltro la Bibbia, appunto famoso però per un'eloquenza che si pone su tutt'altro piano rispetto alla posata magniloquenza virgiliana, ma anche all'espressività ambigua di Ovidio. È il quarto degli esempi che avete nelle fotocopie, dove si noterà, leggiamo prima il testo biblico: postridum in venerunt illum in templo, sedentem in medio doctorum, audientem illos et interrogantem eos. E dixit mater eius ad illum, fili, quid fecisti nobis sic? Ecce pater tuo et ego dolentes, querebamus te. La traduzione è: ivi mi parve in una visione statica di subito esser tratto e vedere in un tempio più persone. E una donna in su l'entrar, con atto dolce di madre, dicer, figliuol mio, perché hai tu così verso noi fatto? Ecco, dolenti, lo tuo padre e io ti cercavamo. È un effetto di assoluta pacatezza e dolcezza delle parole di Maria a ritrovare Gesù bambino, ragazzo, e dopo 3 giorni di ricerche. E questo effetto è ottenuto con una traduzione di nuovo fedelissima, anche nella disposizione delle parole, nella natura delle proposizioni. L'interrogativa è introdotta dal vocativo, addolcito da mio, figlio mio, ed è aperta dalla congiunzione specializzata, quid, che diventa perché. L'entità trisillabica del perfetto latino, fecisti, è recuperata dalla perifrasi verbale collocata in parte a fine verso, hai fatto. E il pronome è evidenziato dalla preposizione nobis, bisillabo, verso noi. L'avverbio è evidenziato anticipandolo prima della cesura. Perché hai tu così verso noi fatto? Sì, che invece era evidenziato a fine domanda.
Anche la dichiarativa successiva conferma questa analisi. Ecce diventa ecco, dolentes diventa dolenti e va a fine mistichio, quindi si evidenzia. Pater tuus et ego sono tradotti alla lettera e costituiscono il secondo mistichio. E il familiare ti cercavamo, molto familiare, dove il te, che in latino era rilevato a fine frase, diventa un sommesso e amoroso ti clitico, una forma pronominale atona che il latino non aveva. E passiamo bruscamente al Rinascimento, dove peraltro queste traduzioni dantesche ci portano tranquillamente per la loro altissima qualità. Anche le traduzioni del Rinascimento sono studiatissime oramai, ci sono casi anche molto famosi, molto noti, che scatenarono per esempio vive polemiche, e basta menzionare l'edizione in italiano del De Vulgare Eloquentia di Dante, fatta da Gian Giorgio Tristino, che suscitò un dibattito vivacissimo. Ma appunto convegni a non finire, riviste specializzate sulle traduzioni rinascimentali. Noi ci fermeremo su due piccoli casi che percorreremo rapidamente e che nuovamente sono un omaggio alla tradizione di studi torinese. E perché? Perché il Cortegiano, che appunto vedete nella seconda pagina delle fotocopie, dipende nella seconda parte, per gran parte del secondo libro, dipende, che è un libro molto famoso perché è dedicato ai moti di spirito, quindi è, diciamo, una trattazione del comico molto, molto bella, molto famosa, dipende in realtà dal secondo libro del De Oratore di Cicerone. E questa cosa venne segnalata dapprima dal conte Baudi di Vesm, Carlo Baudi di Vesm, che peraltro era cuneese e poi era vissuto a Torino, già nel 1854, quando stampò un'edizione del Cortegiano. Poi fu segnalata in modo più compiuto, più sistematico, da un classicista della Val di Susa, Luigi Valmaggi, che lo pubblicò un'analisi dettagliata delle fonti del Cortegiano e in particolare di questo rapporto nel Giornale Storico della Letteratura Italiana, rivista torinese, nel 1889. Infine, compiutamente, questo rapporto di dipendenza è stato introdotto nel commento all'opera che Vittorio Cian, di suo, come capite dal nome, non torinese, ma torinese d'adozione, perché insegnava letteratura italiana qui in università, Vittorio Cian pubblicò un famoso commento la prima volta nel 1894, poi più volte ristampato, e che è restato di fatto un punto di riferimento per tutti gli studi successivi, che peraltro nell'ultimo quarantennio hanno visto protagonista Amedeo Quondam, un grande studioso di editoria cinquecentesco, che ha dedicato gran parte della sua vita di studioso alle vicende editoriali del Cortegiano, che sono particolarmente complicate perché appunto Castiglione ci mise tutta la vita a scrivere questo libro, che riuscì poi a stampare nel 1528, a Venezia, pochi mesi, nell'aprile del 28, pochi mesi prima di morire, perché lui morì poi a febbraio del 29 a Madrid, dove era nunzio pontificio. Quondam di recente ha pubblicato quindi una nuova edizione del Cortegiano, in cui rende disponibile il manoscritto di tipografia tipico di uno studioso di editoria come lui e altro materiale, tra cui la Princeps. Ma non è solo questo il segno della fortuna recente di Castiglione, bensì anche la splendida edizione delle lettere familiari diplomatiche curate da Guido La Rocca, che si è dedicato all'epistolario di Castiglione dagli anni 70, e da Angelo Stella, che è un altro allievo della scuola terracignana, che ha insegnato storia delle lingue a Pavia e si è occupato a lungo, insomma, della lingua non solo letteraria dei nostri autori. Questa bellissima edizione è uscita nel 2016 da Einaudi ed è di particolare interesse perché evidenzia anche l'interesse collezionista di Castiglione, che era appunto un grande collezionista d'opere d'arte, e rispetto a questo la nuova edizione offre un apparato iconografico curato da uno storico dell'arte di formazione torinese, Luca Bianco. Che cosa succede allora nel tradurre questi motti di spirito? Come sapete, noi possiamo seguire appunto da vicino l'operazione elaborativa perché abbiamo anche l'edizione, un'edizione eccezionale, che fu a suo tempo modello nuovamente della nostra filologia, l'edizione che Ghino Ghinassi pubblicò nel 68 della seconda redazione del Cortegiano.
Non è l'unica delle redazioni conservate, ma insomma è sicuramente un momento importante nello sforzo elaborativo. E noi riusciamo a vedere molto bene che Castiglione inizialmente traduce in modo letterale, o almeno abbastanza letterale, Cicerone, poi continua a elaborare questa traduzione cercando di migliorarla, cercando di renderla più sciolta, appunto. Come sapete, come sapevano i teorici del comico da sempre, dai classici, ma c'è un famoso passo di Machiavelli quando accusa Ariosto di comporre commedie che non riescono tanto perché, dice Machiavelli, è difficile scrivere battute in una lingua che non è la propria, e Ariosto scrive in toscano, non riesce a essere spiritoso come dovrebbe, riescono fredde. Questa difficoltà di tradurre il comico è appunto notissima, e noi vediamo proprio Castiglione misurarcisi. Il primo esempio che vi ho riportato, Castiglione sta esemplificando quelli che lui chiama i motti che nascono quando dal ragionar mordace del compagno l'uomo piglia le medesime parole nel medesimo senso e contra di lui le rivolge pungendolo con le sue proprie armi. Questo è quello che Freud, nel suo famoso scritto sui motti di spirito, chiama le risposte pronte. Freud ne racconta una molto in funzione aggressiva. Il principe passa in rivista i soldati, vede un soldatino che gli assomiglia molto, gli dice: tua madre è stata a palazzo da ragazza? E il soldatino risponde: no, c'è stato mio padre. Questa è la battuta freudiana. E la battuta che invece fa Cicerone e che viene tradotta da Castiglione è più, diciamo, più neutra, meno aggressiva verso l'autorità, tutt'altro. E è appunto in Cicerone suona, lo vedete nel primo passo: quid enim hic meus frater ab arte adiuvari potuit, cum a Filippo interrogatus quid latraret, furem se videre respondit. Cioè Cicerone dice: vedi quanto gli è stato utile a mio fratello avere la capacità del comico? Perché quando è stato interrogato, gli è stato chiesto da Filippo perché latrasse, rispose che vedeva un ladro. La traduzione di Castiglione è quella che vedete: come un litigante a cui in presenza del giudice dal suo avversario fu detto che vai tu, subito rispose perché veggo un ladro. Cosa fa Castiglione? Come subito vedete, essendo cioè la trattazione di Cicerone è coerente perché appunto Cicerone sta dicendo come possa servire all'oratore in ambito giuridico usare i motti di spirito. Castiglione deve quindi ricollocare nel contesto giuridico il cambio di battute e appunto inserisce che c'è un litigante e c'è un giudice e c'è un avversario. In latino l'aneddoto, come vedete, è tutto in discorso indiretto. Cicerone, cioè, fa dipendere dal primo introduttore, interrogatus, un'interrogativa indiretta, quid latraret, e il secondo introduttore, respondit, regge un'infinitiva, furem se videre. Anche se l'editore che ho usato io, che è l'editore delle Belle Lettres, l'edizione, la collana di classici parigina, questa è un'edizione del 50, l'editore Edmond Courbeau, un grosso latinista, come vedete mette tra virgolette la seconda battuta, però è evidente dal pronome se che il riporto è di forma indiretta. E Castiglione non si cimenta in questa acrobazia sintattica e ricorre, come vedete, a due battute di discorso diretto, che vai tu perché veggo un ladro. E nobilita peraltro la sintassi incassando la relativa a cui fu detto, come un litigante a cui in presenza del giudice del suo avversario fu detto, la incassa nella sovraordinata, come un litigante subito rispose. Quindi non rinuncia alla raffinatezza sintattica, però di diverso tipo. Circostanzia meglio la situazione, come abbiamo visto, mettendo appunto gli interrogatori, e poi, come vedete, ricorre all'onomatopeico bai, invece che al nobile latrare, che avrebbe potuto benissimo usare e che sarebbe stato peraltro sostenuto dal famoso precedente dantesco di Inferno 30, 20, 21, dove Ecuba, forsennata latrosi come cane, tanto il dolor le fe la mente torta, che è di nuovo una traduzione da Ovidio, dal Metamorfosi XIII, 569, dove Ovidio dice di Ecuba: latravit conata loqui, cerca di parlare latra. Castiglione invece ricorre appunto all'onomatopeico, alla voce imitativa bai,
Nella precedente redazione, la seconda, aveva semplificato sicuramente, perché aveva reso meus frater quum interrogatus con un generico uno a cui fu detto. Ovviamente doveva togliere dal contesto ciceroniano, ma ancora non era arrivato a ricollocare in un contesto di disputa giuridica. E sono quindi questi dettagli aggiunti in seguito. E quello che mi interessa raccontarvi anche è che l'aneddoto immediatamente successivo è un aneddoto che chiaramente risulta come partorito da questo primo, cioè ne è come un doppione in ambito volgare, in ambito generato appunto dalla contemporaneità, cosa che succede continuamente in questo libro, cioè agli aneddoti classici seguono aneddoti della contemporaneità. Si racconta, cioè, Castiglione racconta, di questa sorte fu ancora quando Galeotto da Narni, Umbria, passando per Siena, si fermò in una strada a domandare dell'osteria, chiede dove andare a dormire, a mangiare, e vedendolo un sanese, così corpulento come era ciccione, disse ridendo: gli altri portano le bolge dietro e costui le porta davanti. Galeotto subito rispose: così si fa in terra di ladri. Quindi vedete subito la ripresa del aneddoto sul ladro. Noterete anche forse l'uso letterale di bolge, un francesismo di per sé viene da bolge, bouge, sacco, che era entrato un termine di origine gallica che era già entrato in latino tardo e che però poi si sviluppa in francese, e per questo a noi arriva appunto in questa forma con l'affricata. Il senso originario però era stato scalzato in Toscana proprio dall'uso dantesco a cui noi abbiamo attinto prima. Invece forse tra Mantova e l'Umbria e tra Mantova e Narni era ancora vivo, per cui viene messo in bocca a un senese che probabilmente non l'avrebbe necessariamente usato. Si noterà peraltro anche qui, in Galeotto subito rispose, così come nel passo che trovate nell'handout, subito rispose un litigante, questa formula che è proprio la formula tecnica con cui Castiglione indica che il motto deve essere uscito o avere dato in brocca prima che paia, che colui che lo dice, vi abbia potuto pensare, cioè deve essere pronto. Anche nel secondo esempio delle fotocopie l'elaborazione riguarda la resa del discorso diretto. Qui il passo è un pochino più intricato e difficile e dovremmo un po' correrci sopra, ma ve lo segnalo per il suo notevolissimo interesse elaborativo. Cioè Cicerone usa un'infinitiva per riportare più volte un'affermazione, cioè dice «dixisset dominon esse, exclamat dominon esse». Si tratta di Nasica che va a cercare Ennio, Ennio che va a cercare Nasica e gli viene risposto che non è in casa. Ennio però, Nasica va a cercare Ennio, gli viene risposto che non è in casa. Nasica però capisce che invece lui è in casa, quindi la volta successiva quando Ennio va a cercarlo risponde lui stesso a voce: non sono in casa. E quindi Ennio si arrabbia e dice: quid, ego non cognosco voce min quid tuam? E ic Nasica: homo es impudens, ego quam te querererem, ancilla, e tu e credi di te dominon esse. Tu mi non credi sipsi? Non vuoi credere a me stesso che te lo dico che non ci sono? Io che ho dovuto credere alla tua serva? Come vedete, appunto, Cicerone usa più volte un'infinitiva. Dixisset dominon esse, exclamat dominon esse, credi di te dominon esse. In quest'ultimo caso te, che è soggetto dell'infinito, è coreferenziale della persona a cui si sta rivolgendo la battuta di discorso diretto. Castiglione invece traduce in forma esplicita, sempre all'indicativo nella parte diegetica, anche in presenza di accumulo di introduttori. Rispose che egli non era in casa. Ennio proprio aveva detto alla Fante che dicessi che egli non era in casa. Esso medesimo rispose che non era in casa. Sempre esplicite. Quasi di tal modo fu quel che di Scipione Nasica, quel di Scipione Nasica ad Ennio, che essendo andato Scipione a casa d'Ennio per parlargli e chiamandolo giù dalla strada, una sua fante gli rispose che egli non era in casa. E Scipione udì manifestamente che Ennio proprio aveva detto alla fante che dicesse che egli non era in casa. Così se partì. Non molto appresso venne Ennio a casa di Scipione, pur medesimamente lo chiamava stando da basso, a cui Scipione, alta voce, esso medesimo rispose che non era in casa. Allora Ennio: come non conosco io, rispose la voce tua, disse Scipione, tu sei troppo discortese. L'altro giorno io credetti alla fante tua che tu non fossi in casa e ora tu non vuoi credere a me stesso?
Compare, come vedete, il congiuntivo nell'ultima occorrenza, quando il contenuto dell'affermazione altrui è riportato all'interno di un discorso diretto. Credetti alla fante tua che tu non fossi in casa. Nel caso della serva, vedete che manca il verbo introduttore del discorso riportato. Anche qui ci sono delle varianti genetiche che rivelano lo sforzo per raggiungere questo, che è un bellissimo risultato. In seconda redazione, infatti, il discorso diretto compariva già per la prima battuta di Scipione, chiuso in casa. Scipione ad alta voce, esso medesimo rispose e disse: io non sono in casa. Ma la deissi è corretta, no? Io sono il presente, la desinenza di prima persona. Però il paradosso si palesa troppo presto e quindi smorza l'effetto comico finale, oltre a essere poco coerente con la reazione di Ennio, che esclama: non conosco io la voce tua, mentre potrebbe a questo punto chiedere: ma perché dichiari palesemente il falso? Quindi il discorso indiretto dell'edizione finale, quella stampa, nella forma esplicita che non era in casa sempre, ha proprio lo stesso vantaggio dell'infinitiva latina, perché consente di non determinare il soggetto, né con la desinenza né con il pronome. Molto rapidamente tocchiamo il caso cataneano per arrivare poi invece alla fine ad un nuovo... abbiamo come alternato un pochino casi di dettato eloquente e casi di dettato comico, e qui torniamo sul dettato eloquente, e naturalmente di nuovo il salto è molto grosso, potevamo... scegliere molte altre, ci si può affermare su moltissimi altri casi, e qualcuno di voi, non solo per esempio sulla fortuna dell'italiano come lingua delle arti, che è stata studiata recentemente da Matteo Motolese, e fortuna europea e non solo, ma qualcuno di voi qualche lezione fa richiamò l'inizio delle nozze di Figaro a proposito appunto del pièce goldoniana, in cui la Casanova, in cui si inizia misurando un luogo, misurando una stanza, no? Quindi c'è proprio, sono le misure, anche le nozze di Figaro iniziano con Figaro che appunto dice 5, 10, no? E Susanna poi gli risponde: cosa stai misurando, caro il mio Figaretto? Io guardo se quel letto che ci destina il conte in questo loco, eccetera, no? E Susanna dice: no, no, tu sei matto, io non voglio dormire così vicino al conte. E effettivamente... effettivamente il tramite è per l'appunto Beaumarchais, perché sapete, il libretto delle nozze di Figaro è una traduzione di una commedia famosa francese di Beaumarchais, che potrebbe sicuramente dal punto di vista cronologico essere, perché è uscita nell'84, mi sembra averne rappresentata la prima volta, e tuttavia l'inizio, anche Beaumarchais inizia effettivamente con una misura, cioè c'è proprio un numero, la prima battuta è un numero, quindi c'è un pochino come un omaggio, ma mentre la traduzione di Da Ponte rispetto a Beaumarchais è molto fedele, Beaumarchais rispetto a Goldoni ha fatto molta altra strada. E poi si potrebbero citare, vabbè, Foscolo, il suo rapporto, che viene infatti anche molto studiato come traduttore, per esempio la sua traduzione da Stern sarà oggetto di una conferenza in Ambrosiana il prossimo 23 ottobre, ma poi ci sono, sempre per fare omaggio agli altri, richiamare insomma la coerenza del corso e quindi suggerimenti che ci sono stati dati da altri relatori, Michele Mari ha menzionato Leopardi, falsario e traduttore, no? E traduttore, non so, quando finge nel Pastore errante dell'Asia che sta traducendo. La traduzione nel caso di Catania è una traduzione un po' particolare, molto diversa da quelle viste finora e diversa anche da quelle che ho menzionato, perché è una autotraduzione, cioè Catania in realtà era stato ovviamente un grande traduttore, essendo povero di famiglia, insomma vivendo di quel che guadagnava, aveva vissuto anche di traduzione, aveva tradotto manuali dal tedesco sotto l'impero austro-ungarico perché erano i manuali ufficiali, aveva tradotto molto spesso dall'inglese oltre che dal francese perché divulgava appunto le novità che venivano da Londra. E il caso che vi ho messo in fotocopia invece è il caso del suo opuscolo sulle Cinque Giornate, uno degli scritti più famosi di Cattaneo, nel quale Cattaneo rivede cosa è successo in quei mesi, come mai il Milano che si era liberata, la battaglia che sembrava vittoriosa, finisce così miseramente e ad agosto gli austriaci tornano a Milano. E questo opuscolo però, che viene pubblicato nel 49 a Lugano, quando ormai Cattaneo è già
già in esilio, già scappato proprio perché era Radeschi è tornato. Ha però una sua prima stesura, anzi varie prime stesure e un'edizione a stampa francesi che escono nell'ottobre del l'edizione a stampa francese esce nell'ottobre del 48. Perché Cattaneo, quando appunto Radeschi rientra a Milano ai primi d'agosto, si trova velocemente con altri patrioti e in particolare con Mazzini a Lugano, costituiscono velocemente un comitato di difesa e Cattaneo viene mandato con altri due a Parigi per chiedere aiuto. Lì viene ripreso, chiaramente turbatissimo da questa sconfitta, dall'aver visto morire i suoi concittadini inutilmente, e non riesce di fatto a svolgere la funzione diplomatica, ma si rifugia in quella che era la sua abitudine, la sua occupazione abituale, cioè scrivere. E scrivere in particolare una scrittura tra il giornalistico e il cronachistico. E così fa anche in questo caso, cerca quindi di mettere a posto, di raccontare cosa è successo, perché dice era irritantissimo sentire la percezione che avevano i francesi di quel che era successo. In particolare i francesi pensavano che noi italiani dovessimo ancora crescere, dovessimo ancora abituarci agli asili, alle ferrovie, e solo così saremmo diventati un popolo maturo per l'indipendenza. Lui naturalmente questa cosa lo fa uscire dai gangheri, perché un po' lui era un uomo molto irritabile, ma anche perché effettivamente nel suo attività di giornalista negli anni 40 si era proprio occupato di diffondere asili, ferrovie, quindi si irrita. Decide quindi che sarà più pacato nel raccontare per scritto e racconta per scritto. Ci mette però tantissimo a scrivere, riesce a scrivere questo opuscolo e a completarlo soltanto a settembre e alla fine di settembre, solo con l'aiuto di amici che lo aiutano appunto a tagliare, e poi lo pubblica, le bozze, la stampa dura un mese, quindi esce a fine ottobre. A fine ottobre poi Cattaneo torna a Lugano e lì ancora ha bisogno, ancora si arrovella, quindi traduce in italiano in una versione che è ampliata e che esce appunto nel 49. Quello che si nota nel passaggio tra questa, i primi getti della scrittura francese, la scrittura stampa e la riscrittura ampliata italiana, è che quello che si nota è che tanto nel francese lui all'inizio italianizza un po' quando fa queste, quando butta giù, poi viene aiutato da un francese che gli viene procurato dagli amici, che gli rivede un pochino il francese, glielo mette un po' a posto. Lui denuncia moltissimo questa fatica che ha nello scrivere una lingua straniera. Quando poi traduce in italiano nobilita tantissimo il dettato, chiaramente nell'intento anche un intento un po' patriottico, un po' rivendicativo, cioè di dire guardate che non siamo appunto un popolo così indegno di indipendenza, ma abbiamo una grandissima cultura. Non abbiamo tempo di fermarci più di tanto, però vi leggo, almeno vi ho trascritto nella fotocopia, diciamo, una delle prime stesure, la stesura quarta del testo francese, poi l'edizione a stampa e l'edizione italiana di un passo. È un passo nel quale Cattaneo denuncia il fatto che il governo provvisorio si immiserisce appositamente per dovere poi scegliere forzatamente di unirsi al Piemonte. E come fa a immiserirsi il governo? Taglia le tasse. E allora vi leggo solo due frasi, poche frasi. Dice Cattaneo nella prima stesura, quella sua personale, che était le bout du gouvernement provisoire. Dans ce moment-là, nous croyons que ce n'était que celui de se captiver une fausse popularité. Guardate, sia captivé, sia popularité. Popularité in particolare era un termine che nel primo Ottocento era accettato soltanto, insomma si vede, i dizionari lo segnalano come usato soltanto in ambito giornalistico, cioè era proprio uno di quei tipici neologismi, diciamo, di moda settecentesca. Ennemi né du peuple, il le craignait. Il governo quindi aveva paura del popolo. Il voulait, selon nous, s'accaparer
Des applaudissements momentanés. Il voulait isoler les amis du pays. Vedete ancora l'italianismo s'accaparer, che è appunto una forma lombarda con questo prefisso a, di quel termine che invece veniva usato in italiano, cioè caparrare o incaparrare, di queste alternanze tra queste forme, su queste forme che si alternavano e sul prevalere della forma lombarda, accaparrarsi. Nell'Ottocento ha scritto una pagina importante Migliorini. Vedete che queste frasi vengono ritoccate dal francese, nella revisione francese, laddove captivé diventa capté e le faveur du peuple sostituisce la popolarité, e dove anche accaparé diventa l'attiré. E ancora vedrete poi nella forma italiana, pareva tutta prima che volessero solamente accattar, qui c'è un raffinato latinismo, l'aura popolare, si evita assolutamente popolarité, ma si evita anche il favore del popolo, arrivando all'aura popolare. E queste sono chiaramente scelte appunto nobilitanti. E poi dice allettare, altro latinismo, a sé con quei vani ristori la moltitudine credula, eccetera. E che cosa succede? Il governo addirittura dice che questo prestito ha bisogno di chiedere un prestito. Lo chiede, ma dice che non pagherà interessi. Allora il popolo si mostra ugualmente disposto a partecipare, quindi il fatto che non ci siano interessi, come si vede nella prima stesura, comporta che il governo in tal modo a repousser parla tous les hommes d'affaires, espressione che in italiano dell'Ottocento era inaccettabile, viene accettato nei dizionari soltanto nel secondo Ottocento. Infatti, se controllate la versione italiana, questi hommes d'affaires che ancora ci sono nella versione a stampa del francese, les hommes d'affaires, invece nella versione italiana diventa allontanò tutte le serie ed efficaci esibizioni sì dei cittadini che dei forestieri. E poi allora che cosa fa il popolo? Il popolo, che sebbene questo prestito sia stato trasformato in un aumône à la patrie, il y avait pourtant tant de bonne volonté dans les habitants qu'ils ont donné quelques millions. La pauvre fille donnait ses boucles d'oreilles, la vieille femme donnait son haut bénitier d'argent. C'était attendrissant et douloureux de voir un peuple si honnête et si dévoué dans une main si perfide. E questa descrizione, questa rappresentazione un po' teatrale, no? Di queste donne che vanno a donare, è ulteriormente ritoccata nel testo francese, perché da una pauvre fille arriviamo a une jeune fille, che quindi si contrappone più simmetricamente alla vieille femme. Gli oggetti donati sono però gli stessi. In italiano ci trasformeremo profondamente, e cioè arriveremo a: si vedevano le giovinette offrire un fermaglio, un monile. Orecchino era una parola che veniva usata in toscano fin dal 500, in lombardo in realtà si diceva origino già dal 400, ma insomma Cattaneo evita il termine familiare. I vecchi, una posata, un candeliere d'argento, un acquasantino, acquasantiera, di nuovo una forma di attestazione ottocentesca. A chi considerava la tremenda gravità delle circostanze e dei pericoli, vedete l'innalzarsi del tono, pareva in verità che si facesse doloroso scherno della generosità e della fiducia del popolo. Con si fatte briciole non si poté giungere a compiere nemmeno la decima parte della proposta somma. In francese invece si diceva che l'avevano raccolta una somma di qualche milione. E le va bene. Passiamo all'ultimo esempio, che è di nuovo un esempio, spero, lieto. E cioè, mi rifaccio per questo a un articolo recente di Pier Vincenzo Mengaldo, che in una rivista che è una delle nostre riviste più vivaci, più interessanti, ma che è una rivista in realtà di lettura anche al di fuori dello stretto ambito accademico, Lingua e Stile, Mengaldo nel 2012, Pier Vincenzo Mengaldo, grande critico stilistico, maestro appunto di Magro, ha descritto come i poeti dialettali del Novecento italiano si traducano. E
e ha segnalato che normalmente il modo in cui questi poeti si traducono è un modo nobilitante. Il poeta dialettale ha come paura di offrire una traduzione troppo vicina al dettato dialettale o troppo povera lessicalmente, nella scelta lessicale. E quindi tendenzialmente se ha a sua disposizione anche in italiano due o tre termini di cui uno dei quali sia vicino, ad esempio abbia una coincidenza etimologica con quella dialettale, non lo sceglierà. Preferirà scegliere un termine più lontano, più nobilitante, con una forma, diciamo, di ipercorrettismo. Questo sforzo porta in realtà, può portare anche a risultati elaborativi che sono vere e proprie riscritture. Mengaldo arriva proprio a sostenere che tutte e due le versioni sono letterariamente equivalenti, insomma, sono pregevolissime entrambe, non in tutti ovviamente, non in tutti i tentativi. Naturalmente il caso di famose traduzioni novecentesche che sono in realtà, come erano peraltro Ariosto che abbiamo visto Dante, erano in realtà anche delle prove di delle competizioni con la fonte, se conoscono Mengaldo ovviamente le elenca, facciamo anche solo il caso dei quaderni di traduzione di Montale, ma vi ho riportato nella fotocopia uno dei casi che Mengaldo riporta e che effettivamente lui analizza meravigliosamente, mostrando come in questa poesia inizialmente dialettale, il poeta è un poeta Gabriele Ghiandoni di Fano, e quindi Marche, e questa la versione in italiano non ha nulla da invidiare a quella dialettale, che pure è bellissima, e entrambe sono percorse insomma da una vena simbolista mediata, come dice Mengaldo, da una poetica del Pascoli, del primo Pascoli. E ve la leggo velocemente, mi perdonerete, come avete perdonato il mio cattivo latino, perdonerete anche il mio cattivo fanese e poi il mio cattivo romagnolo. La piova vien giù de trens, la piova tel ciel vien giù de trens, e il vot svoid che met paura drenta un sprufond d'argent. Nascosta tel prat che odora di viola, c'è una casa a praria, un cilinder d'aga gusi ingrandit dal nerd l'estat. Il bianco spin rosa sbuga tra cespui, fa fenta del mar, che tradotto diventa obliqua è la pioggia. Obliqua è la pioggia nel cielo, l'orrido vuoto dentro un burrone d'argento. Nascosta nel prato che odora di viola, sta sospesa una casa, un cilindro di aghi acuminati dilatato dal buio dell'estate. Il bianco spino rosato sbuca dalla macchia a fingere il mare, un paesaggio per l'altro paesaggio, dice Mengaldo. E l'articolo di Mengaldo però è aperto invece dalla menzione di quello che appunto abbiamo sentito anche prima nominare come sicuramente uno dei poeti maggiori del nostro Novecento, in realtà è poi morto nel 2005, e questo Raffaello Baldini, che è dello stesso paese, da Calogero di Romagna, da cui viene l'aiuto di Fellini, cioè il poeta che scriveva le sceneggiature di Fellini, insomma, da cui viene una scuola di poeti di grande levatura. E Baldini è anche autore di opere teatrali, di monologhi teatrali che sono anche bellissimi. Però, come sottolinea Mengaldo, Baldini invece agisce in modo assolutamente inverso rispetto a questa tecnica, cioè Baldini traduce nell'italiano popolare della sua zona e non nobilita assolutamente il dettato nella sua traduzione, e questo ha sicuramente l'effetto di portare a leggere il dialetto e a misurare immediatamente la distanza, la tenuta maggiore della scrittura dialettale. Leggiamo questa prima poesia che vi ho riportato nella sua versione originaria del 76, poi commenteremo un attimo come Baldini l'ha rielaborata. Questa poesia compare appunto nel 76 in una raccolta che si chiama I Soliteri. Provo a leggervela in dialetto e poi ne leggeremo la traduzione. Di Duteur Foschi un veneun ogni cent'an, pochi paroli e capeva su nuceda, e pochi mi diseni, un s'affideva de tot chi pastroc, mo quant cat stevi mel e tal sintevi che faceva al scheli, trespirevi, tat fevi un po' de courage.
Quant che sera buldlaz, che va la fevra, l'avneva sa chi baffi e sa clazzurma, molera bon, devo un scapazzot, e me attireva fura tutta la lingua, un guardeva la gola su un cucer, e una puseva un'ureccia alla schiena, sinteva un po' i pols, e poi dopo scriveva la ricetta. Me attuleva il pastene e asteva mei, l'era una spazza di ora. Adesso invece e venne tutta ripa. Mo un visita nienca, un prova la pressione sa clapireta, un fa fede dagli analisi de Psdel, dop e les tot chinomar, mo me aveg cun ne capes, e pantea e tintineia, e scaraboccia qualcosa la ricetta, perli, punteuri, perli, che pu, dop che li ho tolti, a sta compagna, magari pes, e uie di de cam stof, che avrebbe cambiato tour. Sul tent, cum tu carebbe arc mienzetto da capo. Invece, ripa, un gnos. Le più 30 anni che mi ha sossota ad leu, e il 27 ad agosto ho un tot. Ve la leggo in traduzione, così vediamo appunto la misura di questa straordinaria. Vi anticipo che quello che è sicuramente una delle qualità eccellenti di questo poeta è proprio la delicatezza del suo tono e la capacità impercettibile di spostare dal elegiaco al malinconico, al comico, al paradossale, al surreale, senza che il lettore se ne accorga, come trascinato da questa lentissima, delicatissima, sofisticatissimo cambio di toni. Di dottor Foschi ne viene uno ogni 100 anni, poche parole, capiva con un'occhiata e poche medicine, non si fidava di tutti quegli intrugli, ma quando stavi male lo sentivi che faceva le scale, respiravi, ti facevi un po' di coraggio. Quando ero ragazzino, che avevo la febbre, veniva con quei baffi e con quella mutria, parola di etimo incerto, ma che certamente conosciamo, ma era buono, mi dava uno scappellotto, io tiravo fuori tutta la lingua, mi guardava la gola con un cucchiaio, mi appoggiava un orecchio alla schiena, mi sentiva un po' il polso, poi scriveva la ricetta. Io prendevo le pastiglie e stavo meglio, era una pulizia. Adesso invece viene il dottor Ripa, ma non mi visita neanche. Mi prova la pressione con quella peretta, notate. Mi fa fare delle analisi all'ospedale, cioè notate il settentrionalismo, mi fa fare delle analisi all'ospedale, dopo legge tutti quei numeri, ma io vedo che non capisce. Ponza, tentenna, notate anche appunto qui la traduzione del pantea, tintineggia, con due termini appunto estremamente dell'italiano normale, dell'italiano regionale, no? Ponzare, tentennare, scarabocchia qualcosa sulla ricetta, scarabocchia per appunto scaraboccia, di nuovo termine, tutti i termini che se poi andate a cercarli sui dizionari vi dicono etimologia incerta, forse espressivo, forse onomatopeico, cioè sono appunto pillole, punture, pillole, che poi dopo che le ho prese sto come prima, magari peggio, ci sono dei giorni che mi stufo, che vorrei cambiare dottore, soltanto che mi toccherebbe ricominciare tutto da capo. Invece Ripa mi conosce, sono più di 30 anni che sono sotto di lui, notate anche questa espressione tipica del parlato, sono sotto di lui. E qui viene la point finale che è tipica del primo Baldini. Primo Baldini ha quasi sempre delle point finali che rovesciano ovviamente tutto. Il 27 d'agosto ne ho 88. E questa poesia ha un grandissimo cambiamento nella riedizione, viene cassata. Baldini normalmente Rip comprende le precedenti raccolte nelle ultime, cioè ogni raccolta contiene le precedenti più nuove poesie. Questa invece, questa poesia sparisce per un po' e ricompare nell'edizione, in una riedizione nel 2003 all'interno di una piccola raccoltina che si chiama Intercity. Noterete anche questo titolo, da E soliteri dialettale a Intercity dell'ultima raccolta, cioè si noterà, e Mengaldo sottolinea come in realtà il tasso di dialettalismo non diminuisca nel corso dell'evoluzione poetica di Baldini, ed è vero, però è anche vero che Baldini invece andando avanti ama ricorrere all'italiano proprio per quella stessa funzione mimetica del parlato reale, per cui effettivamente il dialetto con la televisione, con tutto, con i viaggi, c'è una poesia meravigliosa sulla mania dei viaggi dei pensionati che è bellissima, il personaggio appunto normalmente è il vecchio pensionato brontolone, ma non c'è solo quello, c'è una quantità di personaggi impressionante
e di toni diversissimi. Comunque, nel 2003, appunto, iniziano a comparire, ma già prima, parole straniere e parole italiane. Questa poesia ricompare ed è totalmente trasformata. Se qui io ve l'ho riportata per intero, nel 2003 invece occupa 16 pagine e racconta sostanzialmente la vita del protagonista. E con una vita anche molto pericolosa, lui è sopravvissuto a un bombardamento in Africa nella Seconda Guerra Mondiale, durante una gara di nuoto a Rimini ha fatto la gara con un amico trentenne e l'amico è morto perché è venuta una tromba d'aria. Questo si racconta nella poesia, non so quanto realismo ci sia. È appunto la poesia, è la voce di questo anziano che racconta tutti questi episodi della sua vita. Poi racconta di una gita al lago in cui però che si è chiusa con un tragico incidente e nel quale è morto l'autista e non la voce parlante. E poi c'è una scorribanda in paese una volta di giovinastri, allora lui li sgrida, questi vanno via, ma tornano in una missione punitiva e in realtà picchiano un conoscente che si era attardato in piazza. Cioè c'è una versione, questa volta violenta, dell'estraneità tra generazioni, che è un tema che Baldini frequenta tantissimo. Da vecchio, tuttavia, la voce narrante confessa di soffrire adesso di una malinconia patologica che lo porta a mettersi a piangere subitamente al caffè, a casa, davanti alla televisione. E tutta la poesia, in realtà, leggerla è di nuovo un affresco molto più ampio di quello che abbiamo letto, e però certamente è sparita la spavalderia che ancora si vede, che invece in questa è sicuramente evidente. Il tasso di italianismi è appunto più alto nella versione del 2003. E questi inserti servono a volte anche a, diciamo, migliorare la metrica, a regolarizzarla più che migliorarla. Qui chi di voi ama queste cose avrà notato dei versi ipermetri, come per esempio il primo, no? E vengono invece anche regolarizzati anche grazie all'italiano con il quale Baldini è di nuovo maestro, cioè riesce a usare, per esempio voi avrete notato la frequenza dei monosillabi tipica del dialetto, Baldini riesce a costruire versi in italiano scanditi da tantissimi monosillabi, con una densità di monosillabi bellissima. Vediamo qualche esempio di questa modifica per vedere anche come appunto viene ritoccato tutto il corpo della poesia e quindi di conseguenza anche la traduzione. Soltanto pochi esempi. Il Fieschi, che era stato presentato come un guaritore impenetrabile, no? Avete visto che il cui tocco taumaturgico era salvifico, è ora ritratto invece accentuandone la durezza. Cioè, i due medici rimangono, solo che sono intercalati due ritratti da tutte queste strofe che raccontano invece la storia del poeta. E ora ritratto accentuandone la durezza, che peraltro servirà a guarire la voce parlante da una minaccia di tisi. In quel caso Fieschi appunto parla in italiano e dirà alla madre: che mangi sto ragazzo? Ed effettivamente questa frase lapidaria servirà a farlo guarire. Nel riscrivere le strofe che abbiamo letto, alcuni dettagli vengono messi in maggiore evidenza ed altri cadono. Per esempio, cadono molti dei gesti del medico, dei gesti abituali, no? Mettere l'orecchio sulla schiena, e vengono sostituiti da un altro, e soprattutto uno viene particolarmente accentuato, quello del cucchiaio, che diventa centrale. E che però serve proprio anche a sottolineare maggiormente la sgradevolezza della visita. Tenete conto che invece Fieschi nella prima versione, vedete al secondo verso era di pochi paroli, non parla mai. Qui invece parla nella versione finale, parla e non solo dice che mangi sto ragazzo al momento della tisi, ma quando arriva a fare la visita normale, vi leggo, tanto sono pochi versi che subito tradurrò, amar cord. Qui Baldini cita, diciamo, il verbo memoriale, simbolo, grazie a Fellini, di Sant'Arcangelo e della Romagna. Amar cord da burdlaz, telet, slafevra, la riveva, nazurma e capelnir, fam sintie pouls, tireva zo al kverti, scusate, tasteva la pensa, xalmanie, eirva la bocca, pioverta, e calcheva sa che cucer, stelt volta corment. Vi traduco. Mi ricordo da ragazzo a letto con la febbre, il secondo emisticchio è tutto di nominale, da burlaz, da ragazzo, talet, telet nel letto, slafevra,
con la febbre. Arrivava il medico, una mutria, il cappello nero. Fammi sentire il polso. Ecco il medico che prende la voce. Mi tirava giù le coperte, apriva direttamente le coperte facendo prendere freddo al ragazzo, mi palpava la pancia. Cosa hai mangiato? Anzi, cosa ha mangiato? Rivolgendosi come al solito alla madre. Apri la bocca, più aperta, calcava con quel cucchiaio. Quest'altra volta corri meno. Vedete che anche nella traduzione c'è la forma proprio del parlato, quest'altra volta corri meno. E vedete la scelta, il miglioramento che c'è nella scelta di calcheva sache cucer, mentre inizialmente era semplicemente guardava la gola con un cucchiaio. Cosa succede a Ripa? Sto per finire. Cosa succede a Ripa? Ripa smette di apparire trincerato dietro a questa sua sapienza un po' inutile. Perché Ripa appare meno uno che si difende con una finta scienza? Perché il paziente, come abbiamo detto, a sua volta è meno baldanzoso, cioè oscilla tra un'aspettativa spaventata prima della visita e una consolata rassegnazione alla vecchiaia dopo. Cadono quindi addirittura quei versi in cui Ripa sembra leggere i risultati degli esami e non capisce, ponza, tentenna. Ora, avuti i risultati delle analisi, Ripa, dopo l'estot chinomar, e scaraboccia un po', sempre da zet, scarabocchi un po', sempre zitto. Cioè, legge tutti quei numeri, scarabocchi un po', sempre in silenzio. Tuttavia, Ripa parla. Mentre non parlava, come vi ricordate, nella prima edizione, parla solo in lingua, in quel caso solo in italiano, mentre abbiamo visto che Foschi parla anche in dialetto, no? Quest'altra volta Cormenc, Salmagné. Ripa parla invece solo in italiano, ma parla vanvera, dicono i versi che non vi ho riprodotto, che vi leggo. Dal voltium d'manda c'me castag, mumè motanzite edutur, l'avrei da savai te come castag, eh? Gli chiede, delle volte mi domanda come sto, a me, ma non sei tu il dottore, dovrai saperlo tu come sto. Dunque, siccome i minuti sono ormai quasi finiti, forse io chiuderei tralasciando la lettura, direi solo due parole di chiusura, tralasciando l'igiene, poi se volete, se vi divertite, lo possiamo leggere dopo nel dibattito. Volevo quindi raccontarvi soltanto un'ultima cosa, e sempre di Baldini, e cioè la poesia, l'altra poesia che avete nel fotocopie è una poesia appunto che passa da un inizio esilarante, cioè di una comicità assoluta, a una fine invece di tutt'altro tono che non vi anticipo, e rientra in una grandissima raccolta, Chakri, che è la raccolta più grossa di Baldini, è uscita nel 2000, sempre da Einaudi, vengono tutte pubblicate da Einaudi, che contiene, tipo di poesia di Baldini, è solo degli affreschi di vita e coesione paesana, cioè sono delle lunghissime poesie in cui appaiono vari ritratti di personaggi del paese. E una di queste si chiama Chi parla e occupa ben 15 pagine di Chakri. E che cos'è il tema di questa poesia Chi parla? Come vedete il titolo questa volta è in italiano. Il tema è una telefonata dall'aldilà. Cioè il vedovo ha ricevuto improvvisamente una telefonata e è da tale l'emozione dalla moglie morta che si mette a parlare troppo e di fatto schiaccia la moglie che ha solo 3 minuti, non la fa parlare. Quindi lei poi mette giù, la linea cade e lui si mangia le mani, d'altra parte riconoscendo che anche in vita tendeva a fare così, cioè parlava sempre lui. A questo punto un po' anche per giustificarsi, c'è un aneddoto che forse vi spiega questa cifra della poesia di Baldini. Baldini era cresciuto nel bar del paese, era il figlio di chi teneva il bar del paese, quindi questa abitudine appunto al racconto, che però si amplia coralmente, è proprio, come dire, una cifra sua. Cosa fa questo vedovo così incapace di ricevere la telefonata dal tirare? Racconta che molti altri nel paese aspettano le telefonate dal tirare e le ricevono. E tra l'altro, per esempio, la riceve appunto la madre che alla morte della figlia non esce più di casa, quindi il marito deve fare tutto lui la spesa sempre, la madre è sempre in casa per non perdere la telefonata, l'eventuale telefonata. Tra gli altri aneddoti che vengono raccontati di tanti che attendono le telefonate, ce n'è uno di una donna che dopo anni di lutto sincero era stata vedova giovanissima e Baldini dice una cosa splendida, che il suo lutto era appunto così sincero che la tomba del marito era un paradiso, un giardino. Dopo un po', tuttavia,
La carne non è acqua, dice Baldini in italiano, o una cosa del genere, una frase del genere, e insomma alla fine si è fatta un compagno. Adesso quant'è il che si è fatta un compagno? Vedete i versi che iniziano ad essere composti di dialetto ed italiano, quant'è il che si è fatta un compagno? E tradotto, e adesso quant'è che si è fatta un compagno? Vedete che nella traduzione però restiamo all'italiano regionale, quant'è che si è fatta, quant'è che? Questa donna riceve una telefonata minatoria dal marito morto e ci rimane malissimo, va in depressione, ne soffre molto. In paese si sospetta che sia stato uno scherzo. Tutto questo è raccontato nella poesia, sono come delle poesie epiche, potremmo dire. Si sospetta che sia stato uno scherzo e così commenta la voce narrante. No, lei di delinquent, lei cattiveria, lei cattiveria, lei chin fasno patei la senta, dop uie quei chi dei che le tot una commedia, chi reid, 47 morto che parla, chi fa il critici, e se un ha il telefon? Chi la tote telefono sandema, i se porta in cadri, tai vaid chi scorpa la strada, se treno, d'impartot. Credo che abbiate capito, ma ve lo traduco visto che la traduzione è d'autore. No, sono dei delinquenti, e cattiveria, ha detto, di quelli che hanno fatto questa telefonata. Che non fanno solo patire la gente. Dopo ci sono quelli che dicono che è tutta una commedia, che ridono. 47, morto che parla, che fanno le critiche. E se uno non ha il telefono? Che ce l'hanno tutti il telefono oggi, andiamo. Se lo portano anche dietro, li vedi che parlano per la strada, in treno, dappertutto. È difficile, è molto difficile aggiungere, a parte il fatto che non so chi di voi l'ha conosciuto, insomma, sono molto contento che tu abbia chiuso con Baldini, perché è una delle persone più straordinarie che ho avuto la fortuna di conoscere, di essere anche molto amico, anzi molto spesso gli ho fatto da spalla, conoscendolo così bene. In certi incontri, mi ricordo in Val d'Aosta, ecco, in Val d'Aosta, dove insomma la gente va a dormire molto, molto presto, lui riuscì a trattenerli, leggendo sempre complimenti per il romagnolo, ma che è un dialetto terribile da leggere, trattenendoli col suo romagnolo, era un personaggio. E no, insomma, volevo dire che è difficile aggiungere qualcosa di nuovo, di sensato a quello che Francesca ci ha raccontato, insomma, con così tanta dottrina, con così tanta ricchezza di analisi, insomma, veramente, oltre che col tuo consueto entusiasmo, insomma, sei anche una, notavo, a proposito di Baldini, ecco, perché comunque direi che, riassumendo, insomma, veramente due o tre cose fondamentali abbiamo imparato, almeno io, che questo sforzo di elaborazione o di non elaborazione che c'è sempre di fronte a un testo da tradurre è biforcuto, insomma, nel senso che o è un incentivo alla creazione e quindi alle origini, nelle origini poi questo si cita, fatto l'esempio di Dante, ma se uno pensa ai volgarizzamenti, un incentivo proprio anche all'allargamento e al formarsi di una lingua, ma lo è anche quindi quando proprio si adagia, molto spesso nella traduzione letterale si adagia sull'originale, ecco, insomma, e lo riproduce come ci ha fatto vedere nei primi esempi, oppure anche quando, o soprattutto quando se ne allontana, faccio l'esempio di Cattaneo, insomma, prima, ecco, popularité, faveur du peuple, poi Laura, com'era Laura, Laura popolare, insomma, quindi, e poi in queste riscritture
del dialettale, insomma, quindi veramente con questi esempi che tu dicevi, sì, adesso salto a, però ci hai dato tre tipologie fondamentali, insomma, importanti. Io, ecco, abbiamo ancora, sì, abbiamo ancora, mica tanto, insomma, aspettiamo che ci, qualche minuto ce l'abbiamo, se vogliamo interloquire o chiedere qualche chiarimento, insomma, o qualche, perché su quanto Francesca ci ha detto. C'è un microfono, aspetta. Volete che leggi? Sì, sì, visto che leggi il romagnolo, lì sei andata a scuola. Sei andata a scuola da Donchia, che leggi il romagnolo. Diciamo, allora sì, lo confesso, il tratto autobiografico. Il vecchio rappresentato da Baldini a me ricorda tantissimo mio suocero, quando perché è appunto di Reggio Emilia, è un po' non vicinissimo, capito. Ma proprio per me è lui, quando dice sto sotto il medico, mio suocero dice sto sotto il medico, sto sotto di lui, quindi c'è un amore sicuramente, ma mi raccomando, appunto, anche questa scelta dell'igiene voleva un po' farvi vedere che non è sempre solo la voce del vecchio, che pure è una voce certamente molto spesso presente nelle poesie di Baldini, però volevo anche precisare che io a Baldini sono arrivata a Torino grazie a uno stimolo torinese, ho avuto questa fortuna, insomma, di incontrarlo qua. Scusa, solo un secondo, io ho pochi meriti nella vita, ma uno dei meriti che ho è quello che per la prima volta l'ho portata a Torino quando Baldini è a una conferenza, lui con Loi, l'altro grande poeta dialettale milanese, ed era, mentre poi si è proprio fatto, di una timidezza Baldini, anche nella lettura, e c'era sempre lui che lo instava, ma no, ma leggi ancora questa, perché lui non voleva mai leggere, e poi è diventato, senza volerlo, era un attore formidabile quando leggeva se stesso, cioè vedete, ti incatenava, anche se dal suo romagnolo non capivi tutto, perché è un dialetto di una difficoltà. Ma si trova su YouTube, mi hanno detto. Sì, Donchia ha detto che si possono sentire qualche lettura di Baldini. Ve lo raccomandiamo moltissimo. E peraltro adesso è stato pubblicato invece solo italiano, qualcosa di una raccolta, però secondo me no, bisogna, sì. Allora, va bene. L'igiene, il titolo, come vedete, in italiano. O capei se l'igiene, os, stan stetenti, satot stal malatei, tvucane sepa, momè andeg megad no la vest, si mat, tant vu la ve. Adegs no, no esagerè, perché puleid va bene, no smerigliet. Sno che la zenta bagno schiuma, sel, unibas neanche più la savoneta, che invici me, dal volti, la vestrop, e va persenc dal robi, l'altre de saona tannagnos, e in casa deghe nom la ne da che, ona dremin. Assem museu pasbai, 2 mesi fa. Dopo se mi incontrò ancora, sempre pasbai, dal paroli, nel rideu. Ma non è me adesca voia, eh? At la racconto per un'idea. L'estè mert domnezze, at chesa sova. E Marelli era fura. L'am nurvei, l'aveva una vestaglia, en biveu, en balè, pu dop telet. La me venu sora, st, a chec man me, e os le la zobia, e me alla sinta ancora, te capei? Bellissimo. Ho capito, sì, l'igiene oggi, se non stai attento con tutte queste malattie, vuoi che non lo sappia? Ma io non dico mica di non lavarsi, sei matto, non ti vuoi lavare, dico solo di non esagerare, perché puliti va bene, non smerigliate, solo che la gente bagno schiuma, sali, non gli basta neanche più la saponetta, che invece io delle volte lavarsi troppo, vanno perdute anche delle cose. L'altro giorno con una, non la conosci, anche se ti dico il nome non è di qui, una di Rimini, ci siamo conosciuti per sbaglio 2 mesi fa, dopo ci siamo incontrati ancora, sempre per sbaglio, delle parole, abbiamo riso,
Ma non è che io adesso voglia, te la racconto per darti un'idea. È stato martedì pomeriggio in casa sua, il marito era fuori, mi è venuta ad aprire, aveva una vestaglia. Abbiamo bevuto, abbiamo ballato, poi dopo a letto mi è venuta sopra. Sst, qui comando io. E oggi è giovedì e io la sento ancora, hai capito? Bellissima, bella. Sì. Grazie. Grazie Francesco. No, grazie a Bambini. Purtroppo si tocca chiudere perché... Sì, grazie molto, è stata bravissima.